Ok, io ho avviato la registrazione, scusate, ma così. E questa registrazione, come quella di tutti gli altri seminari, tranne quello in cui mi sono dimenticato di farlo, li trovate sul sito del centro. E se poi i relatori vorranno condividere le loro slide in formato PDF va benissimo, le mettiamo anche quelle insieme alla Ora magari. registrazione. Come? Allora, il seminario di oggi ha questo titolo e io partirei proprio dal titolo e dalla discussione che ho avuto con Monica su questo titolo perché io ho imparato subito una cosa. Io pensavo che questo titolo fosse un gioco di parole su questo libro, che è l'unica cosa che conoscevo, diciamo così, ovviamente non sono un esperto della materia. E quindi, giusto per introdurre a tutte le persone che ci sono, che hanno competenze molto varie, quindi non necessariamente allineate con questo tema, questo è un libro molto famoso del 1999 di Lawrence Lessig, che ha dato inizio a un meme, come diremmo adesso, che è Coda's Law. L'idea è semplicemente, in realtà lui aveva un'altra impostazione. Peraltro a me questo libro era stato regalato a suo tempo come se fosse un libro di fantascienza, perché io ne leggevo tantissima e quindi io non l'ho letto perché aperte due pagine ho scoperto che non era un libro di fantascienza e quindi non mi interessava. Comunque, so abbastanza per dire che in realtà l'interesse di Lessig era ovviamente diverso, magari inizialmente si occupava di e si occupa tuttora anche di open source, di strutture e architetture particolari, anche delle infrastrutture informative, però il concetto è, ma guarda che bello, scusate se lo banalizzo, ma il mio compito è solo quello di fare introduzione, quindi posso essere banale, e guarda che bello, c'è una notevole analogia tra chi scrive le regole che poi si chiamano legge e tra chi scrive le regole che poi si chiamano programmi, quelli che in questo libro vengono identificati in ottica statunitensocentrica come le regole della East Coast e la regola della West Coast. East Coast faceva le regole e la West Coast faceva i programmi perché c'era la Silicon Valley. Ed è ovvio che questa cosa c'è, perché se voi guardate questi due stralci di codice che sono scritti in un linguaggio a caso, che si legge da sé, no? Io potrei benissimo interpretare quello che c'è come codice che viene eseguito, ma anche come il primo pezzo, quello là sopra, se il numero di lettori è minore o uguale di 6, allora ammetti un altro lettore, altrimenti nega il fatto che tu lo possa leggere, come una bellissima protezione del copyright, perché questo è un digital right management. Oppure lo stralcio di sotto, come un semplicissimo controllo di avere sufficienti fondi dentro un account, dentro un conto in banca per pagare un certo prezzo. E a parte il problema tecnico che i due statement che sottraggono il prezzo e trasferiscono la proprietà devono essere inscindibili, ma questo è un problema di tipo tecnico, è chiaro che questo può essere letto come qualche cosa che è semplicemente un programma o come anche una regola molto molto banale che devi pagare per avere la proprietà di qualcosa che prima non è tuo. Bene, questo primo, il codice quindi è come fosse la legge, in realtà ha avuto, e questo me l'ha insegnato proprio Monica nel discutere con me il titolo, ha avuto un'interessantissima evoluzione di cui io non sapevo niente e continuo a non sapere niente, ma siccome esistono gli strumenti di ricerca per eccellenza, che sono Wikipedia e Google, mi sono fatto un'idea molto parziale che ha l'unico scopo di introdurre l'argomento ai non professionisti di questa materia. Poi i professionisti parlano dopo. La cosa più interessante, una delle cose più interessanti, questa parte è leggera della mia mini presentazione, è che ho trovato questa notizia, che se voi andate a vedere quante parole ha il Padre Nostro, sono 66. Se andate a vedere quello che ha scritto, che ha detto Lincoln, nel Gettysburg Address sono 286 parole, la dichiarazione di indipendenza ci sono 1322 parole. Se andate a vedere la somma delle regole, delle leggi che regolano la vendita dei cavoli negli Stati Uniti, sono 26.911 parole. Allora, ho trovato anche un fact-checking che dice che sono solo 8.252, però è chiaro che la disparità tra un documento di importanza capitale e fondativa come la dichiarazione di indipendenza e le regole seriamente che regolano la vendita dei cavoli negli Stati Uniti è assolutamente evidente. Questo vuol dire che noi probabilmente scriviamo le leggi in maniera, insomma, un po' dispendiosa perlomeno a parole. Volendo essere magari un minimo più tecnici, ho trovato anche questo esempio. Questo l'ho rubato da diciamo, un white paper facilmente recuperabile da un sito di Stanford che ha un centro che si chiama Codex. Anche questo deriva dalla mia discussione con Monica, cioè ho imparato da lei questa cosa, poi sono andato a curiosare.
Quello che vedete, che non credo che voi abbiate voglia di leggere, sono le regole che determinano quando un affitto di una camera o un appartamento dell'Università del Michigan, se non sbaglio, deve essere rilasciato o no. E fa ridere se lo legge un informatico, un ingegnere, perché in realtà è un modo estremamente complicato di dire qualche cosa che si potrebbe dire molto più facilmente con un programma. Ed effettivamente, adesso voi non l'avete letto, lo leggerete quando troverete il materiale condiviso, ma è una cosa che fa un po' pensare, visto che in realtà quello che viene scritto è proprio il pezzo di testo che vedete lì sotto. E a questo punto, magari un po' più seriamente, sempre frugando nel sito Codex di Stanford, effettivamente il primo code as law, cioè il codice come legge, è diventato lentamente e molto più importantemente, diciamo così, se vogliamo prendere il modo in cui parla un noto comico, law as code, e si possono identificare, almeno in quello che sono riuscito a capire io, poi approfondiremo sicuramente molto di più, almeno tre direzioni in cui questo meme differente può essere considerato. Allora, io ho messo sotto una breve discussione, ma quello che ci interessa sono i titoli. Questa cosa di poter scrivere leggi, regole, normative in un linguaggio formalizzato più vicino al codice possibile ha degli effetti sicuramente nel management dei documenti di tipo legale, anche nella costruzione stessa dell'infrastruttura legale, cioè del sistema e dell'insieme di strumenti che permettono a tutti gli attori di un sistema giuridico di collaborare al meglio ed essere efficienti. Nella mia testa di cittadino la costruzione giuridica è un servizio indispensabile, per cui più è efficiente meglio è. Da ultimo, sempre non farina del mio sacco, presa da quel sito, tutta una parte di rifrasamento in termini computazionali del sistema legislativo, quindi dell'analisi di tipo legale. Siccome qui cominciano le cose serie, io mi devo fermare perché non ne so abbastanza, era giusto un'introduzione. Di queste cose ci parleranno, e se va tutto bene saranno i primi a parlare, poi ci saranno delle domande, Monica Palmirani, che è poi la propositrice di questo seminario, che viene dal Dipartimento di Scienze Giuridiche della nostra università, Guido Governatori, che invece è un ricercatore in Australia, e dunque Xero sta per Commonwealth Science, non lo so, magari ce lo dice Guido, scusate se non lo so, e invece due persone che vengono dalla Commissione Europea, e menziono Gianluigi Alari, che so che poi ci dovrà salutare perché ha una lezione di chitarra, e prenderà il suo posto Marcus Foti, che ho avuto il piacere di conoscere pochi minuti fa, e sono sicuro che ci diranno delle cose molto preziose su come funziona la macchina legislativa e delle traduzioni nella comunità europea. Detto ciò, ovviamente, non posso che dirvi divertitevi e poi interagite il più possibile, e lascio molto volentieri la parola, suppongo, a Monica. Perfetto, grazie. Beh, Monica, credo che tu abbia il microfono mutato. Grazie, grazie a tutti per essere venuti, grazie per aver introdotto questo tema. L'OES Code appunto ha l'obiettivo di porre al centro le autorità che hanno il potere legislativo, e quindi, a differenza di Lessig, che poi riconosceva nella rete una funzione creativa delle regole tramite il software, noi invece riportiamo l'attenzione sopra il Parlamento, le gazzette, cioè tutte quelle autorità che hanno appunto un potere stabilito appunto da diverse altre norme di legiferare e di porre in essere fonti cognitive del diritto. E questa sera cerchiamo di ragionare come l'intelligenza artificiale può aiutare a regolare meno, meglio e in modo più efficace. Parto con un articolo che è apparso l'8 settembre, quindi recentemente, sopra The Guardian. È il primo articolo che The Guardian pubblica
creato interamente da un'intelligenza artificiale. Come vedete dalle prime righe c'è una dichiarazione immediata del fatto che appunto non è scritto da un essere umano. In realtà questo paper, come altri simili, non sono certamente dei campioni di creatività, però sono insomma accettabili. Perché ve lo presento? Perché in realtà all'interno della comunità, soprattutto Monica, scusa se ti interrompo, posso darti il consiglio di rendere piccola la finestrina in basso a destra, se no ci perdiamo. Certo, eccomi. Grazie. Quindi dicevamo, questo articolo non è il primo, molte testate giornalistiche, soprattutto americane, utilizzano intelligenze artificiali per creare dei draft, quindi dei prelavori da sottomettere poi ai giornalisti. Vi cito soltanto uno abbastanza famoso, che è Heliograph, che The Washington Post è riuscito a incrementare del doppio il numero di articoli, soprattutto dedicati alle testate online, proprio con l'ausilio di queste intelligenze artificiali. Ovviamente questo è possibile grazie a una generazione di testo basata, si dice, sopra degli stili e che emulano per esempio lo stile di scrittura di un certo giornalista, e quindi abbiamo bisogno di una quantità enorme di big data che istruiscano le macchine in questi cosiddetti template, cioè di questi stili narrativi. Perché apro con questo? Perché questo ci dà lo spunto per interrogarci se un domani sarà possibile avere tecnologie simili, ammesso di avere una quantità di big data giuridici annotati in modo autoriale, accurato e legalmente valido, e se appunto riusciremo mai ad avere un'intelligenza artificiale che crea automaticamente almeno un draft di una norma dati alcuni input. Questo tema di ricerca solleva moltissimi altri temi di ricerca, di teoria del diritto, di filosofia del diritto, di diritto costituzionale, cioè del delicato rapporto fra i poteri legislativo, esecutivo e appunto il sistema giudiziario. Quindi ci sono ampi spazi di riflessione. Queste riflessioni però non sono di oggi, nascono già negli anni 90 e ancora prima. Come vedete abbiamo uno stralcio del Corriere della Sera del 1985 che poneva in luce come il nostro famoso centro elettronico della Cassazione fosse uno dei primi in Europa a digitalizzare tutte le leggi nel famosissimo database Italjure Find, che ancora oggi è uno dei più vasti in termini di qualità e quantità d'Europa. Uno dei primi obiettivi posti dalla Commissione europea è stato quello di spingere tutte le gazzette online e di promuovere la trasparenza, l'accessibilità in rete delle gazzette, quindi delle cosiddette fonti cognitive del diritto. Questo è un termine un po' tecnico, però insomma queste sono. Quindi l'atto finale. Dopodiché. Salve. Allora, sento un ritorno. Tabaccheria e dopo è anche farmacia. E tornando in dritto, potete chiudere l'audio? Direi che ci siamo. Anche Monica è mutata di nuovo. Monica, devi riaccendere il tuo microfono. Eccomi. Eccoti. Ok, va e viene. Anche oggi nel Consiglio faceva così. Dunque, dicevo, la Commissione europea ha spinto verso la pubblicazione online in formato digitale, legalmente valido, quasi tutte le gazzette europee degli Stati membri. Poi si è scoperta la potenzialità di questa pubblicazione, quindi la possibilità di estrarre da questi testi, che sono già annotati digitalmente, dei dati rilevanti, importanti, come le date di efficacia
efficacia delle norme, le date di entrata in vigore, piuttosto che la tematica, e quindi si è passato da un approccio documentale a un approccio di estrapolazione di dati rilevanti sempre afferenti al mondo giuridico. Questi dati giuridici hanno aiutato, come ben tu sottolineavi, anche tutto il processo di formazione delle leggi, quindi i parlamenti dopo si sono incuriositi e hanno detto guarda, questi dati ci servono anche a legiferare meglio sin dall'origine e non soltanto nella fase di pubblicazione finale della Gazzetta, e forse riusciamo a riutilizzare meglio questi documenti digitali anche per migliorare il processo di produzione. Da tutto questo svolgimento della materia, diciamo, dell'informatica giuridica cosiddetta legislativa, oggigiorno possiamo applicare, grazie a questi grandi big data legali, degli algoritmi di intelligenza artificiale o anche statistici per poter rintracciare dei comportamenti che il legislatore ha nel tempo immesso nel sistema giuridico e scoprire come l'uomo e il legislatore e i sistemi giuridici hanno modellato la norma nel tempo e hanno modellato tramite la norma la società. Quindi è molto interessante vedere le relazioni tra i nuclei del sistema delle fonti cognitive del diritto o anche dei lavori parlamentari, metterli insieme e estrapolare nuova conoscenza che prima non era a disposizione degli operatori del diritto. Sulla base di questo possiamo spingerci fino ad adottare delle tecniche di intelligenza artificiale e, quando finalmente siamo anche abbastanza sicuri di quello che stiamo codificando, inserirlo in uno smart contract per una esecutività automatica. Anche questa esecutività pone dei problemi dal punto di vista della teoria del diritto. L'esecutività chiude appunto l'esecuzione di una norma giuridica in una sola forma di codifica e quindi blocca l'esecuzione, quella che si chiama enforceability, in una sola, diciamo, cristallizzazione, e questo pone dei dubbi sulla libertà dell'azione legislativa e sulla flessibilità che questa deve avere anche per seguire l'evoluzione del cambiamento nella società. Quindi i temi sono tanti e non è così palese dire passiamo tutto a un codice. Nel tempo, negli ultimi 30 anni, l'intelligenza artificiale e il diritto ha elaborato una tecnica di pari passo con la teoria del diritto. Partiamo dal testo, ci affidiamo sul fatto che i testi approvati in Gazzetta o dal Parlamento sono autorevoli, e da lì proviamo a intercettare concetti giuridici come la buona fede, come il minore, come il cittadino europeo, e cerchiamo di modellare i costrutti del linguaggio giuridico in norme usando diverse logiche. Quello che non siamo ancora capaci di fare è intercettare l'interpretazione, ma quello che possiamo fare è creare dei meccanismi flessibili per adottare una varietà di modellazioni, tale per cui non c'è soltanto una codificazione, ma molte codificazioni, e poi il giudice sceglierà quella più appropriata al contesto, alla giurisdizione, al momento storico. Quindi non possiamo ovviamente imbrigliare l'ermeneutica e l'interpretazione, ma possiamo avere dei buoni meccanismi di variabili, di metadati, che possono guidare questo. Questo è il nostro metodo da 30 anni nella comunità, tuttavia sta emergendo con forza in certe comunità una sorta di metodo al contrario, cioè di prima codificare con metodi di informatica in generale, cioè di informatica, ingegneria del software, e da questa ingegneria del software, diagrammi a blocchi, diagrammi, codificazioni, fare un reverse engineering, cioè creare e generare il testo giuridico. Questa idea, che sembra a noi esperti piuttosto azzardata, devo dire, penso anche ai giuristi, in realtà è un manifesto molto concreto che sta avendo molto successo, soprattutto in Australia, nella New South Wales, e in Canada, in alcuni stati dell'America del Nord, e quindi, diciamo, in common law. Qual è l'idea che parte soprattutto da informatici che lavorano all'interno dei parlamenti? Di usare dei diagrammi a blocchi e non il linguaggio giuridico, di usare degli alberi di decisione che sono dei formati formali per poter intercettare, per esempio, delle norme inconsistenti fra loro, e solo dopo formalizzarlo in un linguaggio. Un altro studioso,
ci dice addirittura che in questo momento il codice artificiale di programmazione è, e lo sappiamo dagli studi degli anni 80-90, un sottoinsieme di ogni linguaggio naturale. Lui prospetta che in futuro con l'intelligenza artificiale arriveremo alla possibilità di avere codici artificiali se non uguali all'espressività del linguaggio naturale, addirittura superiori. È inutile dire che in questo momento la nostra scuola bolognese, ma anche di tutta la comunità in Artificial Intelligence and Law, forti di tutti questi studiosi che adesso non vi sto a elencare, tra cui appunto c'è anche Guido Governatori, Sartor, Rotolo, ma insomma Chomsky, uno per tutti, e tanti altri, questo non è fattibile, perché proprio c'è un problema teorico nel paragonare un codice artificiale di programmazione al codice naturale. Tuttavia l'idea è affascinante e va presa, va ridirezionata con l'esperienza della teoria del diritto, e quindi mettendo per esempio in un ciclo virtuoso e mai in una sequenza questi passi, introdurre l'esperto giuridico che può integrare con la propria interpretazione e l'analisi di contesto quanto codificato semmai con diagrammi a blocchi. Questo approccio rules as a code così aggressivo, che vuole dare pariteticità al codice rispetto al testo giuridico pubblicato in gazzetta, appunto un approccio molto aggressivo, crea anche dei problemi di explicability e crea delle nuove black box, perché ovviamente il programma non è intellegibile da tutti, non solo, ma non è chiaro come da un'idea normativa di un gruppo di legislatori si sia passati a una codifica informatica. Non c'è questo passaggio esplicato e intellegibile, quindi si rischia addirittura di tornare indietro di un passo rispetto alle analisi che invece tutta la comunità sta conducendo. La nostra proposta è di ritornare invece all'approccio di dialogo fra testo e codificazione in un'interfaccia dialogica che consenta all'esperto del diritto di intervenire sul codice e viceversa riverificare la correttezza e il goal che vuole perseguire tramite anche il linguaggio, a volte anche vago, perché deve comunque resistere all'evoluzione della società nel tempo. Quando questo dialogo si è perfezionato, prendendo tutti i benefici che appunto un linguaggio comprensibile alla macchina ci può dare, cioè evita errori, evita citazioni a pezzi di norme abrogate, ce ne vede di ogni tipo, doppi articoli, tutte queste banalità possono essere ovviamente intercettate facilmente dalla macchina, oppure anche inconsistenze logiche. Quando siamo abbastanza sicuri di tutto ciò, li trasformiamo in formato logico, lo sottoponiamo, come ci farà vedere Guido Governatori, a un motore che va a verificare la consistenza logica di queste regole, e solo dopo questo passaggio potremo, a nostro avviso, codificarle in modo perentorio dentro, per esempio, uno smart contract. E successivamente presentarli a un cittadino anche in un formato semplificato, tanto abbiamo tutta la catena di diciamo log file, di passaggi che ci ha condotto, e sapremo giustificare esattamente perché in quel preciso momento è stata scelta quella formulazione rispetto al documento originale pubblicato per esempio dal Parlamento. Questo è il nostro approccio di Law as a Code. Questo porta molti benefici durante il draft di nuove leggi, porta benefici nella pubblicazione quando i device cambiano, perché soffriamo tutti quando vediamo che abbiamo nuovi device e i siti rimangono ancora agli anni 90. Dà la possibilità di avere interoperabilità, come si diceva, fra le diverse istituzioni che devono cooperare per la produzione legislativa, pensate Camera, Senato, Ministeri, Governo, ma dà la possibilità anche, come vedremo nelle presentazioni successive, di dare supporto alla trasformazione linguistica, alla traduzione linguistica, scegliendo le terminologie, i fraseggi più appropriati, e quindi evitando banali errori di una traduzione un po' approssimata, perché appunto ci possono essere
ausili di intelligenza artificiale che vengono in supporto, così come, vi dicevo, sistemi di ragionamento e si chiamano compliance checking, cioè verificare se una situazione è rispondente alle norme che sono in vigore in un certo momento. Per fare tutto ciò servono big data. Ve l'ho detto prima, molte teorie nascono dall'intelligenza artificiale di diritto anche già negli anni 90 e 2000, ma senza una mole imponente di big data legalmente validi, anche autorevoli e autentici, cioè annotati da dei giuristi e soprattutto da delle autorità che ne possano prendere la responsabilità e darne l'autorevolezza, questi sistemi fanno fatica a emergere. Per questo motivo la comunità negli ultimi 20 anni ha creato degli standard aperti XML che vanno a integrare questi concetti di teoria del diritto dentro ai linguaggi cosiddetti di marcatura, e in particolare la nostra comunità dell'Università di Bologna ha creato a Comantoso, io sono una degli autori insieme a Fabio Vitali, e Liga Rulemel, io sono una delle autrici insieme a Guido Governatori. Qual è lo scopo di avere questi standard? Prendo il documento, lo serializzo, diciamo, in questo codice, ma è aperto e tutti lo potranno vedere, quindi andiamo nella direzione di Lessing, cioè codice aperto, neutrale tecnologicamente, non dipendente da una piattaforma. Ne aggiungiamo anche la semantica che avremo concordato insieme a una serie di attori, e poi formalizziamo anche le regole in una logica comprensibile al calcolatore. Quando siamo sicuri di tutto ciò, con una verifica puntuale di tutto il processo, quindi il processo è certificato, possibilmente appunto fatto dall'autorità che sin dall'inizio crea le leggi in questo modo, possiamo estrarre dei big data e avremo la certezza di aver preso dei dati autorevoli, e possiamo utilizzare per mixarli con altri dati oppure per metterli su una piantina, una mappa, per identificare le leggi che sono in vigore per esempio in un certo quartiere. Pensate, chi deve costruire un edificio ad Amsterdam, cambiano le regole da quartiere a quartiere, e quindi è molto importante sapere la geolocalizzazione delle norme, oppure dare istruzioni in forma logica e comprensibile alla macchina dei sensori semaforici per rispettare il codice della strada. Adesso che è tutto cambiato con il Covid per le piste ciclabili, voi potete immaginare quanto facile può essere invece istruire una rete semaforica con queste nuove regole, oppure darle sotto forma di un codice immediatamente eseguibile. Quello che non deve mai mancare però è la possibilità da parte del giudice di poter ripercorrere a ritroso tutto il processo di produzione di questa codificazione e di avere ragionevole dubbio di potersi opporre a questa decisione proposta dalla macchina, perché ha tutti gli elementi per poter decidere in autonomia. Questo è molto importante. La tecnica che noi abbiamo messo dentro i nostri codifiche XML proviene da un po' da lontano in realtà. Questa è la Magna Glossa d'Accursio, di cui siamo fieri perché il Collegio di Spagna ha un fondo di tutti questi manoscritti medievisti che hanno fatto la storia dell'Università di Bologna, e come vedete in questi codici, in queste pergamene, c'è una parte centrale che è il codice di Giustiniano, ma a lato vediamo delle annotazioni, e ogni studioso ha molto sapientemente non sovrascritto il pensiero del collega, ma ha stratificato il sapere, lasciando la libera interpretazione ai futuri giuristi. E quindi questo è quello che vogliamo fare con le nostre tecniche informatiche e questi standard: stratificare in modo che nessuna interpretazione sia sovrascritta. Queste cose sono state portate a livello internazionale dentro a un organismo di standardizzazione che è giusto sotto l'ISO, quindi è abbastanza è tecnico ma abbastanza importante, e l'abbiamo trasformato in uno standard mondiale.
a comandoso, che è uno di questi standard, è applicato oggigiorno da una quantità di parlamenti, di gazzette in tutto il mondo, anche dal Senato italiano, che è l'unico che ha veramente abbracciato e ha contribuito in maniera molto determinante al successo di questo pensiero e di queste tecniche. Come vedete, spaziamo veramente da tutti gli organismi della Comunità Europea, e qui il Parlamento Europeo è stato il primo ad adottare questo approccio e a implementarlo, e anche le Nazioni Unite. E infine, già giusto l'anno scorso, dopo 10 anni di lavori, l'Italia ha deciso di adottare gli stessi standard per la normativa italiana. Può fare solo diciamo la serializzazione di norme italiane? No, questi standard vanno bene per tutte le tradizioni giuridiche, rispettano e hanno le parti proprio per rispettare tutte le tradizioni giuridiche. L'Inghilterra è stata un'altra che ha adottato subito questo approccio, ma anche l'America, la House of Representatives. Monica, perdonami, ma anche con la tolleranza da giurista? Sì, chiudo. Grazie. Bene, che cosa se ne può fare di sta roba? Si possono comparare quindi con la macchina queste cose velocemente, si può navigare i link appropriatamente nella versione corretta e non a caso navigando norme che non c'entrano l'una con l'altra dal punto di vista temporale, si possono fare dei grafici e delle analisi statistiche che servono ai legislatori. Si possono incrociare giurisprudenza, in questo caso la decisione della Corte Costituzionale, con le leggi per capire meglio le relazioni fra gli organi, e si possono adottare catene di tecniche di intelligenza artificiale per aumentare la conoscenza. Questa è una challenge che abbiamo vinto con le Nazioni Unite, in cui abbiamo preso un premio per aver serializzato in questa metodologia tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite di New York. Questo è un risultato, per esempio. Possiamo poi visualizzare le norme e vedere, scoprire che ci sono delle relazioni che prima l'uomo non riusciva a intercettare. Poi va tutto verificato. Io mi fermerei, adesso vado un attimo oltre. Riusciamo anche a estrarre con l'intelligenza artificiale parti di argomenti, delle regole antecedente e conseguente. Se succede questo, allora fai quest'altro. Ovviamente siamo molto all'inizio e ci sono dei falsi positivi, ma l'importante è avere tutta una catena certificata di trasformazione che finalmente dalla black box possa aprire e possa dare visibilità al processo di trasformazione. Rispondiamo quindi alla domanda: potrà l'intelligenza artificiale un domani scrivere una legge? A nostro avviso sì, con l'intervento però costante e vigile del legislatore, che bilancerà l'esigenza di flessibilità, di interpretazione, di rispetto della teoria del diritto con ciò che di buono queste tecniche possono fornire per aumentare la qualità e la semplicità di fruizione delle norme. Mi fermo. Grazie, abbi pazienza. Ti chiedo, no, scusa. Certo, figurati. È il compitaccio del moderatore, purtroppo. Ma hai fatto benissimo, sono felice. Senti, avevate pensato al secondo, che sia Guido? Sì. Ok, allora. Guido? Sì, sto qua. Sto cercando di condividere. Esatto, è arrivato. Avete il mio schermo? Sì. Perfetto. Perfetto, allora grazie. E innanzitutto mi scuso se inizierò a parlare in inglese, perché non sono più abituato a fare presentazioni in italiano, quindi mi scuso per questo. E quello che voglio fare è presentare il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi anni a Data61, su digital legislation. In realtà molto del lavoro è stato fatto in collaborazione con colleghi all'Università di Bologna, tra cui Monica, Antonino Rotolo, Giovanni Sartor, quindi sostanzialmente c'è una grossissima collaborazione tra l'Università di Bologna e il lavoro che abbiamo fatto. Ok, voglio dare questo è il
l'outline della mia presentazione, voglio dare una velocissima motivazione e qual è la nostra visione per l'idea di digital legislation, quindi do una velocissima overview di quello che abbiamo fatto e sostanzialmente poi mi muovo alla fondazione teoretica del lavoro, quindi sostanzialmente che la digital legislazione si basa su quello che viene detto computational law, come ha introdotto Monica, e voglio dare una velocissima presentazione di computational law, sostanzialmente il lavoro fatto in collaborazione con Nino e Giovanni, e alla fine voglio presentare un paio di applicazioni. Allora, l'idea è se è possibile creare della tecnologia per ridurre la complessità della legislazione e rendere la legislazione più flessibile per gli individui, il governo e per le aziende. Quindi sostanzialmente possiamo dividere questa visione in tre parti. La prima è di fornire degli strumenti in cui i legislatori possono avere la rappresentazione delle norme non semplicemente in un formato testuale, ma anche un formato digitale, e vedremo cosa intendo con formato digitale, quindi sostanzialmente un formato che può essere processato da computer. E una volta che abbiamo questo, ci sono vari vantaggi, perché una volta che abbiamo questa rappresentazione, è possibile per i legislatori per fare delle analisi, per identificare se c'è della red tape, identificare qual è l'impatto di possibili modifiche al testo legislativo, perché sostanzialmente possono fare della simulazione sui dati reali e alla fine ridurre il tempo per trasformare la legislazione in servizi per i cittadini. Abbiamo fatto un progetto recentemente con uno dei dipartimenti di australiani, in cui sostanzialmente creano per i benefici di public benefits e usano sistemi computerizzati, ma hanno un processo in cui partono dalla legislazione, trasformano in business rules e alla fine implementano le business rules. Quindi ci sono due passaggi e che quindi con una notevole ridondanza. Quello che vogliamo vedere è se è possibile utilizzare un formato in cui sostanzialmente il codice, come Monica ha identificato, può essere utilizzato direttamente per le implementazioni. No, ora, se le leggi vengono fornite in questo formato digitale, l'idea è che queste leggi possono essere fornite con una interpretazione autorevole a parte di enti governativi o autorità che hanno il potere di emanarle o di fare enforcement, ma queste possono essere rilasciate come open data, con possibili APIs, quindi è possibile per partner, diciamo per industrie, creare delle applicazioni basate direttamente sulla legislazione. L'idea è che sostanzialmente possono fornire la loro esperienza, le loro competenze per fornire informazioni che non sono presenti direttamente nella legislazione. Cosa significa buon padre di famiglia? Cosa significa normalmente, eccetera, eccetera, e quali sono gli standard, quali sono i best practices, eccetera. Queste informazioni tipicamente non sono fornite dalla legislazione, ma dipendono dal dominio e che quindi si possono costruire una industria basata sulla open legislation in formato digitale. Ora, conformità o compliance, c'è una piccola differenza tra i due termini in inglese, è estremamente difficile. E perché quali sono alcune fonti di questa difficoltà? Beh, prima di tutto è che ci sono molte leggi. Monica ha fatto l'esempio della legislazione in Olanda per costruzioni, quindi se vuoi costruire una casa ad Amsterdam dipende dai quartieri.
la situazione è simile anche qua in Australia. In Australia abbiamo un sistema federale, quindi abbiamo almeno tre livelli di legislazione. L'idea è che in alcuni casi, se uno si muove da un quartiere all'altro, ci possono essere differenti legislazioni, abbiamo anche questo problema. Ci sono aspetti temporali. Uno degli esempi che faccio tipicamente è che se una persona, un operatore, vuole avere un food van, molto popolare al momento in Australia, che vanno dai mercati nelle varie città, nei vari quartieri, se uno si muove da un quartiere all'altro possono esserci delle legislazioni differenti e che devono essere compliant, conformi a queste legislazioni. E però sostanzialmente l'operatore di un food van non è un giurista, non sa tutte le legislazioni che deve rispettare, non sa tutte le norme che deve rispettare. Quindi come possiamo aiutarli? L'idea è che le legislazioni devono essere fornite in un formato digitale e avere delle applicazioni che aiutano le aziende, i cittadini. Ora, qui ho un paio di informazioni sul costo di essere conformi e quali sono i costi legali. Negli Stati Uniti è a circa 2 trillions, ok, non so qual è la traduzione in italiano, ma è estremamente alto, per anno. In Australia è 250 miliardi di dollari, quindi sostanzialmente 150 miliardi di euro, ma c'è un aumento di circa un 20% rispetto all'anno precedente. Se si guardano le statistiche per i paesi del OSC, si può vedere che c'è una costante e che il costo della conformità, i costi legali, si aggirano tra il 15 e il 20% del prodotto interno lordo. In Australia, per esempio, c'è circa il 10% della forza lavorativa, prima del Covid, era impegnato in attività di conformità o attività legali. Un altro esempio è che ogni volta che un'azienda vuole partecipare a un bid per un contratto col governo, deve seguire tutte le regole per il procurement, e queste regole sono estremamente onerose. E per i contratti che ci sono, normalmente ci sono 12 partecipanti al concorso per vincere il contratto, e solo uno di questi lo vince. Quindi sostanzialmente il 90% del lavoro è fatto potenzialmente inutilmente. Ed è un lavoro estremamente oneroso che richiede competenze giuridiche e sostanzialmente non contribuisce alla conoscenza e al fatturato di un'azienda. In generale, gli costi di conformità o compliance sono circa il 4% del totale delle spese in ambito informatico, e questo sono abbastanza uniformi nei paesi sviluppati. Allora, la cosa, e questo qua è uno statement del Treasurer, quindi sostanzialmente il Ministro delle Finanze in Australia qualche anno fa, dove dice che l'Holy Grail è quando legge vengono scritte direttamente in codice. Immaginate quali possono essere i vantaggi e i costi sulla conformità se si può avere una compliance che viene verificata in maniera automatica e istantanea. Un paio di anni dopo, il Treasurer, in base a un paio di, diciamo, un colpo di stato politico interno, e l'Australia è la capitale di primi ministri che non sono stati eletti, molto peggio che in Italia da questo punto di vista, e quindi è diventato primo ministro e sostanzialmente ha detto che, ha un altro statement, sostanzialmente che se le leggi sono scritte in codice possono essere implementate e creare applicazioni in maniera molto più autonoma e possono fornire migliori decisioni. La verità è che la settimana prima del primo statement, della prima dichiarazione, abbiamo avuto un workshop a Data61 dove presentavamo i nostri lavori su compliance, e c'era uno degli advisors del Treasurer. E similmente
a metà agosto, un paio di settimane prima, abbiamo avuto un'altra presentazione dove c'era un altro senior advisor, questa volta del primo ministro, quindi sostanzialmente non sappiamo se è stato proprio lui o è stato influenzato da quello che abbiamo detto noi. Ora, lui, il primo ministro, ha detto, immaginate quali possono essere i costi, il risparmio. In base ai lavori che abbiamo fatto, abbiamo degli esperimenti, abbiamo fatto un paio di project cases dove abbiamo valutato che può risultare in savings di circa il 30% dei costi della compliance. 30% in maniera così non è particolarmente indicativo, ma se consideriamo quali sono i costi della compliance sul prodotto interno lordo, possiamo dire che ci può essere un risparmio del 5% sul prodotto interno lordo, se l'idea è sviluppata pieno. Qual è l'idea di Legislation as Code? La nostra idea è che sostanzialmente bisogna avere una rappresentazione, una formalizzazione delle norme che sia allo stesso tempo comprensibile dagli umani, comprensibile dai cittadini, quindi sostanzialmente quella parte può essere utilizzata per determinare qual è lo scopo e qual è l'intenzione della legislazione, ma allo stesso tempo la formalizzazione e la rappresentazione della norma deve essere processabile e comprensibile da una macchina, da un computer. Quindi può essere utilizzata per calcolare quali sono i benefici, per fare calcoli interni, per determinare quali sono gli obblighi in vigore in una particolare situazione e cose simili. Quindi l'idea che abbiamo e la piattaforma che abbiamo costruito negli ultimi anni è sostanzialmente l'idea che le leggi sono create in Parlamento, vengono scritte in maniera in linguaggio naturale o in linguaggio legale e che quindi poi c'è un passaggio dove le legislazioni e le leggi vengono trasformate in un formato logico. E una delle idee è che nel futuro questa trasformazione può essere fatta utilizzando un parser di natural language, di linguaggio naturale, anche se siamo estremamente lontani da questa visione. Ma una volta che abbiamo fatto questa traduzione avremo le norme, le leggi, in un formato digitale, in un formato logico. Quindi, dato che abbiamo questo formato logico, possiamo utilizzare degli strumenti informatici, creare, diciamo, dei ragionatori, creare dei motori inferenziali e alla fine possiamo utilizzare questi motori inferenziali all'interno di applicazioni informatiche. Quindi sostanzialmente possiamo vedere l'evoluzione perché abbiamo un insieme di leggi in formato digitale. Nella versione ideale queste leggi hanno un endorsement, quindi hanno una versione autoritativa che è sostanzialmente certificata, garantita da un legislatore o da un ente che ha l'autorità di fare, di certificare o di promuovere, promulgare o di fare enforcement, e alla fine, una volta che c'è la versione logica, possono costruirsi differenti applicazioni, si può fare un'analisi logica della legislazione per determinare se ci sono possibili inconsistenze, quali sono i loopholes e simili, ma allo stesso tempo si possono costruire degli APIs dove la legislazione come open data è fornita ed è utilizzata da applicazioni. E abbiamo alcuni esempi e darò un paio di esempi di queste applicazioni nel resto della mia presentazione. Quali sono i vantaggi? Sostanzialmente si può ridurre il costo per determinare se delle particolari situazioni sono conformi, si può fare un'analisi delle legislazioni per determinare quali sono le varie relazioni tra i differenti pezzi di legislazione, tra i differenti atti normativi, si può creare un mercato dove parti esterne creano dell'informazione da che essere sfruttata in combinazione con le norme, e alla fine sostanzialmente c'è un migliore approccio e un increase to access to justice. Questo è possibile basandosi su quella che possiamo chiamare computational law. Cos'è computational law? Nella nostra
idea e nel lavoro che abbiamo fatto con Monica, Nino e Giovanni, l'idea è che sostanzialmente computational law è fornire dei modelli formali in maniera specifica logici per determinare quali sono gli obblighi, permessi e divieti in forza in un particolare sistema normativo. Ma una volta che siamo in grado di determinare quali sono i requirement, i legal requirement, possiamo identificare quali di questi requirement sono stati violati e quali sono stati sono, e quali situazioni sono conformi con questi. E questo può essere fatto in maniera, diciamo, automatica. Una volta che abbiamo la codifica in maniera formale di un sistema normativo. Quindi sostanzialmente che cos'è un sistema normativo? Beh, possiamo prendere una definizione estremamente basica, dove sostanzialmente diciamo che un sistema normativo è un insieme di clausole o un insieme di norme. E sostanzialmente una norma è una regola che può essere presentata come una struttura if-then, dove abbiamo le condizioni di applicabilità, A1 e N sono le condizioni di applicabilità della norma e C è l'effetto della norma. Per l'effetto possiamo distinguere due possibili tipi di effetti. La prima è che definiscono quali sono i termini da utilizzare in un contesto legale, in un particolare sistema normativo, gli altri sono possibilmente determinare quali sono gli obblighi, quali sono i permessi, quali sono i divieti, e una volta che abbiamo obblighi e divieti, possiamo determinare quali sono le possibili violazioni e determinare quali sono gli strumenti per poter compensare quali sono le penalty e quali sono le possibili compensazioni per possibili violazioni. Una delle cose è che le norme sono normalmente defeasible, nel senso che le norme generalmente forniscono delle condizioni base, poi ci sono altre sottoparti delle norme che forniscono le eccezioni. E in alcuni casi ci sono eccezioni di eccezioni, in alcuni casi c'è ancora altre eccezioni perché ci possono essere eccezioni di eccezioni di eccezioni e potenzialmente si può andare avanti. In analisi che abbiamo fatto di vari documenti, di vari atti, sostanzialmente abbiamo trovato due livelli, è abbastanza normale, tre livelli estremamente rari e più di quattro livelli praticamente non esistono. E direi che non dovrebbero esistere perché rendono l'interpretazione delle norme praticamente impossibile. Ora qui possiamo dare questa è la definizione che abbiamo dato in Legal UML di cos'è un obbligo, di cos'è un divieto e cos'è un permesso, e sostanzialmente un obbligo è una situazione che se non è fatta sostanzialmente abbiamo una violazione, il divieto è sostanzialmente simile, ma è una situazione che bisogna prevenire, e infine un permesso è una situazione in cui non abbiamo l'obbligo contrario o qualcosa non è vietato. Qui abbiamo un esempio dove si può mostrare la struttura che vi ho detto. Sostanzialmente qui abbiamo un frammento della sezione 29 del National Consumer Credit Protection Act, dove sostanzialmente la sezione 1 definisce la linea guida generale. Sostanzialmente una persona de non deve engage in un'attività di credito, a meno che di non avere una licenza, e quindi poi dopo nella sezione 3 abbiamo tutta una lunghissima lista, sono 5 pagine di eccezioni, poi dopo nella sezione 4 ci sono una lista di 3 pagine dove ci sono le eccezioni e le eccezioni. Quindi quello che ho detto è abbastanza rappresentativo quando si considerano casi reali e non è un'eccezione. Come possiamo rappresentarlo? Beh, dato che Mi possiamo rappresentarlo. dispiace per intervenire. Nonostante tu non sia un giurista, ho già applicato il bonus giurista, però se tu potessi arrivare a una conclusione sarebbe Sì, gradito. vado. Fatto, questo Grazie sostanzialmente, questo mille. è Come puoi. sostanzialmente, poi possiamo vedere come si può rappresentare in un formato di if-then, che sostanzialmente è estremamente leggibile. Quindi, quello che voglio farvi vedere alla fine è semplicemente un caso che abbiamo fatto recentemente, che abbiamo fatto una modellazione dello schema del spent conviction. Sostanzialmente, quando è possibile per una persona non
disclose, non dà informazioni rispetto a informazioni sul casellario giudiziario. L'esempio che utilizziamo è che in Australia vengono fatti moltissimi di questi check ogni anno, oltre 5 milioni all'anno, e vengono fatti in maniera, in maniera manuale da polizia, e che sostanzialmente il 90% di questi casi potrebbe essere fatto in maniera automatica. Abbiamo fatto un'interpretazione nel nostro linguaggio, quindi sostanzialmente si può vedere che abbiamo modellato alcune delle condizioni quando c'è stata una persona ha avuto una sentenza. Si possa vedere che quali sono le condizioni quando una persona può non fornire informazioni, e sostanzialmente anche quando sono le possibili eccezioni. Una volta che abbiamo questo, possiamo dare un particolare caso, e una volta che c'è un caso, quello che si può fare è sostanzialmente caricare l'informazione nel motore inferenziale, dare l'informazione sul caso e sostanzialmente premere un bottone e ottenere qual è il risultato. Quindi abbiamo anche altre applicazioni, ma sostanzialmente l'idea che voglio dire è che sostanzialmente quello che abbiamo è che sostanzialmente il codice, la rappresentazione delle norme come in formato logico, può essere considerato come un'interpretazione. E come Monica ha detto, l'interpretazione è completamente trasparente, perché abbiamo tutta l'informazione per ogni passo che otteniamo, sappiamo quali sono le norme, quali sono i fatti, quali sono le assunzioni che vengono utilizzate, e che quindi è in maniera completamente trasparente, e che può essere utilizzata, tale tecnica può essere utilizzata per ridurre i costi legati alle attività legali. E grazie per l'attenzione. Grazie Guido, estremamente interessante, io mi sono segnato un sacco di domande e questo ovviamente mi fa essere più aggressivo sui tempi, perché voglio avere il tempo per farle, quindi chiedo ancora scusa. Tranquillo, non sono problemi. Possiamo passare a Marcus quindi. Ok, allora vediamo, forse finirò per spegnere il video, se è vero che il suono non passa abbastanza bene. Mi chiamo Marcus Foti, sono il capo settore, come si dice, del progetto eTranslation, che è un progetto di traduzione automatica alla Commissione europea. Ne andiamo abbastanza fieri, viene messo abbastanza in avanti come un successo da parte nostra dell'intelligenza artificiale. Ci siamo arrivati un pochettino per caso, perché il compito della DGT, la Direzione Generale per la Traduzione, non è normalmente di sviluppare problemi informatici, però invece problemi linguistici sì. Ed è per questo che da tantissimo tempo ci interessiamo alla traduzione automatica. E già nel 75 abbiamo cominciato con un piccolo progetto che si chiamava ECMT, European Commission Machine Translation, che era a base di regole, proprio if-then, come abbiamo visto nelle presentazioni precedenti. Dopo 20 anni di lavoro eravamo arrivati a poter trattare di 28 coppie linguistiche, e neanche tanto bene. E poi è arrivato, diciamo, un tipo di intelligenza artificiale minore, la traduzione automatica statistica, che sì, non si può veramente chiamarla intelligenza artificiale, però si contava almeno sul computer con i dati. Se si fornivano i dati giusti, il computer era capace di capire un po' certe regole, ma si basava, era praticamente un puzzle, tagliava le frasi in pezzetti e tentava di associarli con i pezzetti in un'altra lingua per poi ricostruire un puzzle. Quindi l'intelligenza veramente era un tipo di pattern matching più che altro, però era il computer che creava il sistema, e così siamo arrivati a coprire tutte le lingue dell'Unione Europea in un tempo abbastanza rapido. Però ha durato poco,
perché c'è stato il grande salto di qualità. Se voi vi interessate alla traduzione automatica, se guardate anche Google, DeepL, altri, avrete capito che qualche anno fa c'è stato proprio un balzo qualitativo impressionante, e questo è dove è entrata l'intelligenza artificiale con la traduzione neuronale, dove rimangono sempre algoritmi, però si vorrebbe dire che sono come i neuroni del cervello, dove tutto comunica tra di sé e si fanno dei progressi costanti. All'inizio ci sono i dati, e i dati nel nostro caso sono le traduzioni che abbiamo. 30 anni di traduzioni allineati frase per frase, sappiamo che questa frase era tradotta così. Queste frasi ogni giorno ne abbiamo di più, perché i traduttori, quando lavorano, finiscono una traduzione e questa traduzione entra nella base di dati che si chiama Euromis. Noi poi sfruttiamo questa base per creare i translation. Quanti dati ci vogliono? Noi siamo abbastanza fortunati, anche questo che ha permesso a noi di lavorare in questo campo. Come ho detto, non è compito della direzione generale della traduzione in principio, però avendo i dati e interessandosi a questa tecnologia, avevamo, diciamo, attorno a 50 milioni. Questi sono sempre i segmenti che sono associati all'inglese, quindi da 50 milioni di segmenti in inglese fino a 5, 6, 7 per l'irlandese. Si capisce che la traduzione verso il francese, il motore verso e dal francese, con questa quantità di dati, traduce molto meglio di quello irlandese, ma non è l'unica cosa, è anche la struttura della lingua stessa, la complessità morfologica. Questi dati, anche se sono in principio di buona qualità, bisogna pulirli prima di poter permettere a un computer di imparare, perché se no impara le cose sbagliate. Noi togliamo i segmenti che sono di lunghezza diversa. Perché se l'originale è molto più corto o molto più lungo di quello che sarebbe la traduzione, ci crediamo poco, quindi buttiamo via. Questo è tutto automatico. Se una frase è troppo lunga, mi è capitato quando ero un traduttore, voi mi avete convinto con questa legislazione automatica, perché ho dovuto tradurre leggi italiane dove una frase faceva una pagina e mezza. Quindi, se possiamo evitare anche questo, sarebbe un vantaggio. Ogni tanto gli allineamenti sono sbagliati, si ripetono, quindi togliamo la ripetizione. Ci possono anche essere errori dove la frase indicata come francese, ma non è francese, oppure è tipo di frase che dice come ha detto Martin Luther King, e poi si segue tre linee di parole inglese. Abbiamo quello che si chiamano sentence managers, traduttori di cui il compito è di correggere questa base quando problemi vengono segnalati, non da noi, ma da altri traduttori. Così più o meno eliminiamo 10% delle frasi. Per questo la qualità dei dati è fondamentale, e quando vedo le ambizioni delle prime due presentazioni sono impressionato, anche perché vedo tanti problemi che ci saranno da affrontare, quindi è un soggetto affascinante che vi auguro tutti i successi, anche perché per me poi sarà molto più facile. Per questo serve un toolkit. Abbiamo parlato di black box e white box. Per noi non siamo ricercatori. Noi abbiamo sperimentato certi toolkit come OpenNMT e Sockeye, ma quello che è il nostro preferito in questo momento si chiama Marian NMT. Open source, non è chiavi in mano, ci sono tantissime cose che si deve parametrare per farlo funzionare. E per il momento c'è 1648 follower su Twitter.
l'intelligenza artificiale, come la usiamo noi, allora, cosa è che tenta di fare? Vedendo tutti questi testi, vede che certe parole o parole simili appaiono in un contesto simile e quindi li raggruppa in quello che si chiama multidimensional vector space. E, però già qui, a questa tappa, si può vedere qualche particolarità. Ad esempio, se guardiamo in alto a destra, abbiamo visto, beh, in inglese, charger, battery, saw, tool, drill, ma anche Bosch, che sì, effettivamente si può capire perché appaia nei contesti simili, perché viene usato in modi simili, però non è un attrezzo, è una marca. Quindi già si vedono già i piccoli errori, l'intelligenza artificiale, beh, una vera intelligenza, se oso dire, non c'è. E poi, guardando le frasi, milioni di frasi, tenta di fare, di stabilire legami, quello che i sistemi precedenti non facevano. Ad esempio qui economic è associato anche a un articolo, perché in inglese non serve, ma in tedesco sì, e a metà di un'altra parola, perché il tedesco ha questa tendenza a raggruppare le parole che l'inglese non ce l'ha, o almeno non allo stesso punto. Quindi questa black box riesce a stabilire queste relazioni più o meno bene. Dipende chi sei. Francamente, se non parli la lingua per niente, io sono stupefatto se guardo una traduzione dalla cinese. Se parliamo con i nostri traduttori, vedono subito solo gli errori. Quindi la perspettiva conta per tutto. E con i dati puliti si lascia il computer, il black box, lavorare per milioni di iterazioni, può durare delle settimane, e lui continua e migliora. C'è una metrica che si chiama Blue, che è usato, il più frequente. Ma questa intelligenza artificiale può anche imparare, ma continua ad imparare, e a un certo punto comincia ad imparare le cose sbagliate. Quindi quello che si fa è che si guarda, si segue, e quando si vede che non c'è più un aumento, si ferma. Noi lo fermiamo. Quindi, quando ha finito, ho osato lasciare una frase in inglese, vero che non è un problema, visto le altre presentazioni. To save time and resources, we stopped the trainings if sentence-wise, normalized, cross-entropy on the validation set did not improve in 5 consecutive validation steps. Devo ammettere, anch'io non capisco esattamente questa frase, perché sentence-wise, normalized, cross-entropy, devo chiedere al mio collega Chaba cosa significa esattamente, ma grosso modo significa il computer ha cominciato ad identificare similitudini sbagliati e invece di imparare cose giuste ha cominciato ad imparare cose sbagliate. Allora, Ci lavoriamo per i nostri traduttori, ma lavoriamo anche per altri, di cui, se guardate bene, EU Formal Language sono spesso le nostre leggi, regolazioni, regolamenti, quindi quel motore lì capisce bene, diciamo, se si può parlare di capire, i nostri documenti. General text è piuttosto Google style, articoli della stampa, ecco. E un altro che potrebbe interessare in questo contesto è Court of Justice Case Law, dove abbiamo creato un motore specifico per la Corte di Giustizia. Però serviamo solo i traduttori, quindi l'interpretazione della legge come viene ambito, qua non ci lavoriamo ancora. Quindi il sistema impara. Questo è un esempio abbastanza interessante per dimostrare quanto sono fondamentali i dati e quale impatto possono avere. Se abbiamo questa frase celeberrima da Bob Dylan, come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown. Voglio attirare la vostra attenzione su wherever you roam. Se lo facciamo in general text,
che ovunque andiate, ok, non è poesia, ma il senso c'è, va bene. Ma noi alla commissione, quando traduciamo documenti, è raro che la parola Rome si riferisce al fatto di vagare, di girare senza destinazione precisa. Infatti, errore di grammatica. Infatti, per noi si parla soprattutto del roaming, e questo errore si riproduce in tutte le nostre lingue, in francese, in tedesco. Se metti roam, quando è un motore, quando sono dati che parlano di leggi europee, si parla della telefonia e del fatto che puoi passare di un paese all'altro senza pagare di più. Ecco. Un'altra cosa, crescere. The waters around you have grown, che il general text dice, ok, le acque sono cresciuti. qui è coltivati, perché abbiamo una forte enfasi da noi sull'agricoltura, e quindi quando si parla di growing, in generale si parla di coltivare. Ecco. Ed ecco a voi una traduzione umana, solo per dare il confronto di cosa rende l'intelligenza artificiale e cosa rende in questo momento ancora per un po' un vantaggio. Quanto viene usato? Da noi tanto adesso, con dei documenti che traduciamo, 70% si servono di traduzione automatica, anche fra altri fonti. Se analizziamo i documenti finali, 16% del testo ha trovato il suo origine nella traduzione automatica. Le altre cose sono provvedute dai basi di dati, il Euromess di cui ho parlato all'inizio. Ma non è solo per i traduttori, anche qui ci sono altre zone della Commissione europea dove l'intelligenza artificiale serve. Questo è uno, European Media Monitoring. Ogni giorno questo sistema va a, come si dice, cercare tutti i documenti della stampa, Twitter, tutto, per sapere cos'è che interessa la gente oggi. E poi Joint Research Center, che raccolgono questi dati, Joint Research Center a Ispra, raccolgono i dati, traducono tutto in inglese, quindi sono connessi con noi, quindi già un po' di intelligenza. E poi dopo applicano sentiment analysis, keyword searches, delle tecniche per capire cosa interessa la gente, chi parla delle nostre politiche, cosa dicono delle nostre politiche, per capire l'interessante. Questo è disponibile sul web, si può trovare facilmente, anche un programma open source disponibile su certe condizioni. Diciamo. Un altro posto dove viene usata lo stesso sistema è nelle consultazioni, quando abbiamo le leggi, quando discutiamo di legiferare. Vedete qua, in questo momento, c'è la lista di 670 consultazioni aperte e recenti, dove i cittadini possono esprimersi sulle idee buone o meno che ci vengono, e hanno il diritto, come giusto, di rispondere nella loro lingua. Quindi quello che succede è che rispondono nella loro lingua, i sistemi non sono capaci, i sistemi di analisi automatici funzionano in inglese, e quindi di nuovo questo sistema fa appello al nostro sistema per tradurre i documenti in inglese, che poi si fa di nuovo sentence analysis, sentiment analysis, keyword searches, classificazioni secondo le opinioni. È una cosa che non ho messo, ma mi ha interessato la prima presentazione, perché ha parlato della consistenza e l'autorevolezza della lingua usata, e che infatti stiamo lavorando con la Corte, con il Consiglio, infatti sono tutte le istituzioni che lavorano insieme per avere un sistema che si chiama semplicemente EDIT, che dovrebbe essere
in grado di fornire frasi già usati, perché 30 anni fa si avrebbe dovuto sempre riprendere la stessa frase, ma invece si riscriveva certe cose perché uno aveva scritto in un modo, l'altro non ha trovato, non si trovava facilmente come oggi col computer, e quindi ci sono molte variazioni. E questo qui è proprio per installare una consistenza, perché sapendo che questa frase assomiglia a questa qui, e questa qui è quella che si preferisce, quindi dovrebbe fornire agli autori delle leggi suggestioni. E noi abbiamo creato, però è basato sulle regole, non è ancora basato sull'intelligenza artificiale, la lingua, per questo la grammatica, che è facile, ma frasi, sottofrasi, parole preferite, roba del genere. Tutto questo è anche possibile perché adesso facciamo parte della Connecting Europe Facility, che è un programma che copre tutto per tentare di creare legami fra tutti i paesi europei. Qui ci sono alcuni esempi, Open Data, credo che sarebbe molto interessante per voi, Online Dispute Resolution, Identification, queste sono cose che non entrano nel soggetto oggi, e ci sono anche progetti di integrazione nei stati membri dove potete essere eleggibili fino al 70% dei costi di certi progetti se vengono accettati, quindi questo ve lo segnalo se non lo sapete già. Quindi e-translation, approfitto per indicare che come universitari avete il diritto di usarlo, non è aperto al pubblico per paura di distorcere il mercato. La pagina esiste anche in italiano, in tutte le lingue, per registrarvi. C'ho dei link utili che vi spiegano un po' il sistema, SEF e basta. E visto che siamo andati tardi, finisco qua. Ecco, e tento di... Ecco, di perdere il controllo. Va bene? Assolutamente, grazie mille. Non avevo neanche dovuto ricorrere allo sconto giurista, quindi... Perfetto. Sì, insomma, tra l'altro una presentazione estremamente interessante, perché io personalmente non conoscevo di questi sforzi della comunità europea in questa direzione, e credo che faccia parte anche un po' della missione di questi seminari mettere queste informazioni in campo un po' per tutti, quindi estremamente interessante. Non so se qualcuno ha delle domande, io ne ho tantissime. Okay. Io vorrei solo informare anche che non riesco mai a dirlo. A Comantoso. Grazie. È molto importante, anche per il nostro sistema, stiamo lavorando anche su un progetto, il Publications Office, l'ufficio dei pubblicazioni che ci lavora, su Shared Knowledge Infrastructure, che è molto importante che anche a Comantoso ci sia integrato. Quindi queste sono cose che osserviamo, che potrebbero informare il sistema, influenzare come funziona dopo. E quindi anche questo, anche il Knowledge Graph è molto interessante per noi, tutto potenzialmente, ma non è come lavoriamo in questo momento. Ecco. Vedo che sono mutato, volevo semplicemente ringraziare nuovamente. Solleciterei ancora qualche domanda se qualcuno ne ha. Beh, se c'è un po' di esitazioni, io ne scelgo una delle mie. Allora, la prima è un po' una provocazione, ma un particolare stato australiano ha deciso di essere particolarmente attivo in questa direzione. Che caratteristiche speciali ha questa amministrazione illuminata che per esempio non c'è in Italia o da qualche altra parte? Allora, beh, quindi sostanzialmente tocca a me rispondere, conosco esattamente la situazione, siamo stati in discussione con New South Wales Government.
Allora, in realtà questa è un'iniziativa sostanzialmente di una persona. So, questa persona sostanzialmente prima era un advisor di uno dei ministri e vabbè, poi per motivi politici il ministro non è stato rieletto e quindi questa persona ha vagato da un po' da dipartimenti e dipartimenti, quindi prima era finita in Australia, quindi dove c'è stato di Better Rule Initiative, quindi poi si è mossa di nuovo in New South Wales, dove c'è stata l'iniziativa di New South Wales, e quindi adesso è in Canada, infatti si può vedere che c'è lo stesso lavoro in Canada. In realtà queste iniziative sono abbastanza sporadiche, in particolare quella in Nuova Zelanda, probabilmente quella più avanzata, dove sostanzialmente hanno anche implementato qualcosa. E come Monica ha detto, la cosa interessante del progetto di Nuova Zelanda è che sostanzialmente era una collaborazione tra giuristi e informatici. Quindi sostanzialmente il codice, principalmente era codice per determinare quali sono i welfare benefits, quindi sostanzialmente erano semplicemente dei calcoli, quindi sostanzialmente è una situazione in cui si può utilizzare dei diagrammi a blocchi e delle altre strutture, ma sostanzialmente era fatto in consultazione tra giuristi e informatici. In New South Wales sostanzialmente c'era stata una discussione iniziale, siamo in discussione con altri dipartimenti governativi, non del New South Wales ma federali, per fare delle applicazioni, ma non basandosi sugli approcci che hanno utilizzato, utilizzando quello che abbiamo fatto. Quindi, insomma, ci vuole giovane. Ci vuole uno stato giovane, non abbiamo nessuna speranza noi. Più che giovane è le dimensioni dello stato, quindi sostanzialmente pensiamo che in Nuova Zelanda sia molto più facile farlo perché semplicemente sono alcuni milioni di abitanti, l'altra situazione è chiaramente l'Estonia, dove c'è una forte iniziativa digitale ed è anche uno stato limitatamente piccolo e anche abbastanza giovane. Il problema in Australia e in Nuova Zelanda è che c'è un regime di common law, quindi sostanzialmente non è particolarmente differente da quello che c'è in Italia. Se si guarda la legislazione australiana come stato federale, inizia nel 1900, quindi ci sono 100 anni di legislazione che sostanzialmente è comparabile alla legislazione, diciamo, repubblicana italiana, se ignoriamo la legislazione reale italiana, reale nel senso regia. Sì, certo. Ok, io avrei anche un'altra domanda un po' più tecnica. Mi piaceva, che in realtà è sia per Monica che per Guido, io non so, adesso deciderete voi, perché a un certo punto in realtà questa cosa è venuta fuori nella presentazione di Guido, però è una conseguenza naturale del vostro lavoro congiunto, probabilmente è passata la frase, poi questa regola verrà simulata, cioè verrà infilata in un simulatore, che immagino sia un simulatore che permette di capire consistenza rispetto al resto del sistema giuridico e cose di questo genere, e sembrerebbe ovvio che il passo successivo sarebbe avere un simulatore della società in cui questa regola dovrebbe essere applicata per capire che effetti veramente ha. Allora io, che tanto non lo devo fare, per cui posso sognare spudoratamente, perché non sarà compito mio farlo, a questo punto, siccome diventa una specie di gioco, perché in realtà nel sistema complessivo la società è piena di giocatori, no? Cioè è piena di entità che con le regole ci giocano, che siamo noi, siamo i cittadini, oppure le aziende, se quella è un tipo di regolamentazione delle aziende, ci sarebbe effettivamente da simulare qualche cosa in cui ci devono essere dei giocatori intelligenti, e quindi questa sarebbe un'ulteriore occasione per inserire dell'intelligenza artificiale, no? Qualcuno che gioca con le regole fatte da un'altra intelligenza artificiale. È uno scenario, scusate, c'è un... Ok, è passato un elicottero. È uno scenario raggiungibile in quanti anni? Allora, fammi rispondere velocemente, poi fai tu, Monica. Allora, la mia idea è sostanzialmente di fare una simulazione con i dati preesistenti. Quindi sostanzialmente se tu vuoi fare una modifica, per esempio, alla legislazione del welfare,
sostanzialmente cambiare, diciamo, invece di pagare 100 euro come incentivo paghi 105 euro, eccetera, eccetera, capire in base a differenti condizioni, puoi sostanzialmente capire qual è l'impatto basandosi sui dati reali, quindi sostanzialmente fare una simulazione su dati storici. Potenzialmente è possibile anche fare una simulazione con, come hai detto, quindi sostanzialmente di mettere dei giocatori intelligenti. Se sia fattibile al momento, probabilmente, secondo me, no, però sicuramente può essere utilizzata l'intelligenza artificiale per lavorare su questo, ma Monica magari può dire qualcosa. Cosa ne sarebbe voluta quando hanno inventato il reddito di cittadinanza, visto che noi italiani ci giochiamo un bel po' col reddito di cittadinanza, quindi... Sì, noi utilizziamo le simulazioni soprattutto per vedere dentro i parlamenti se gli emendamenti proposti portano a un testo consistente o meno, quindi applichiamo per esempio modifiche future, per esempio, no? Che sono statuite oggi ma hanno un'applicazione fra 2 anni, capire in una what if come sarà il sistema normativo fra 2 anni. Questo lo si può fare per esempio quando è entrato in vigore il GDPR, che ha introdotto delle modifiche, piuttosto che quando è entrata in vigore l'euro. L'abbiamo fatto veramente con un progetto di ricerca nel 2000 per vedere qual era l'impatto dell'introduzione dell'euro nel sistema normativo italiano, e quindi si possono anticipare una serie di modifiche, vedere la fotografia anticipata fra 2 anni. Qual è il problema? Che nel sistema delle norme, nel cosiddetto sistema diacronico, dinamico delle norme, intervengono poi modificazioni delle modificazioni retroattive che fa saltare tutta la simulazione. È ovvio che questo lo si sa e si tiene in conto anche di questi fattori. Per questo abbiamo bisogno anche non solo di una logica defeasible, ma di una logica temporale defeasible, dove il tempo rientra fra le variabili che ci consentono di analizzare la situazione. Sì, molto interessante, anche perché immagino che quando avete simulato l'ingresso dell'euro non poteste immaginarvi che l'S lunga avrebbe arrotondato sempre per difetto, che è il comportamento da giocatore intelligente, quindi c'è spazio per sofisticare molto. Io vi ringrazio molto, cioè, le curiosità ovviamente vengono perché l'argomento è interessantissimo, sono stato affascinato da molto di quello che avete detto, quindi è chiaro che me ne sono venute tante, però se qualcuno ha voglia di andare a vedere nella chat c'è un'interessantissima discussione tra Guido e un collega che fa anche l'avvocato, credo, sulle conseguenze del ridurre del 30% i costi di litigation in pratica e di consulenza legale, che sicuramente a qualche professionista potrebbe destare un po' di preoccupazione, insomma. Vabbè, si può leggere la discussione sulla chat, per cui forse, anche perché credo che il collega che fa anche l'avvocato non sia più con noi, mi sembra che abbia dovuto lasciarci, quindi. Però è molto interessante quello che c'è, per cui vi invito a leggerlo. Bene, ho messo sulla chat anche un sito dove potete trovare anche un'interfaccia interattiva e potete dialogare con una base di regole. Proviene sempre dall'Australia, da una fondazione no profit che si è posta l'intento di aprire le norme in formato digitale e accessibili, e ha fatto questo esperimento. Ha preso dei frammenti, li ha serializzati in regole, come ci ha detto Guido, con degli standard, e ha costruito un'interfaccia bot così da dialogare, e voi potete inserire e fare un po' di sperimentazione di questo tipo. Grazie mille. Tornando alla domanda di perché questa concentrazione sull'Australia e la Nuova Zelanda, in realtà troviamo dei progetti meravigliosi di law as a code, non tanto sofisticati per la parte diciamo logica, ma per la digitalizzazione in America Latina, proprio perché è vero che la super stratificazione nel tempo di sistemi complessi articolati come quello italiano, che è uno dei più complessi al mondo, io ne ho dovuti studiare molti, dall'Africa all'America Latina, mi manca l'Asia, ma spero di non affrontarla.
E in realtà mi sono dovuta confrontare col giapponese, ma detto ciò, queste repubbliche che comunque nascono più recentemente hanno il vantaggio di non avere una lunga stratificazione e quindi più rapidamente sono passati alla digitalizzazione e più velocemente passano anche alla serializzazione logica. Quindi questo è un tema importante. D'altro canto però abbiamo che l'Inghilterra sta affrontando un progetto proprio per utilizzare, oltre che a Comantoso, anche il Ligaroo Lemel. Quindi l'Inghilterra, che è un po' l'apripista, anche in passato lo è stato, ci fornirà un buon caso di studio di direttamente il Parlamento, in particolare il Parlamento scozzese, ha iniziato a investigare di emanare le norme in formato classico, ovviamente testuale, ma di accompagnarle con un'interpretazione autorevole sia in Accomantoso che in Ligaroo Lemel. Quindi confermi che piccolo è bello. Una delle cose interessanti in Inghilterra, del Regno Unito, non solo in Inghilterra, o almeno, vabbè, finché la Scozia non lascia l'Inghilterra devono farsi parlare di Regno Unito, è sostanzialmente che con la Brexit il Regno Unito ha bisogno di cambiare l'80% delle loro leggi, dell'intero sistema normativo ha bisogno di essere modificato per l'80%, e che quindi sostanzialmente il Regno Unito è estremamente interessato dal punto di vista nel settore finanziario di FCA, che è la Financial Conduct Authority, ha già iniziato a muovere le proprie regole, la propria normativa, in un formato digitale e anche eseguibile. Di nuovo è una situazione dove sostanzialmente la maggior parte dei casi si tratta di calcoli, quindi è in maniera leggermente più facile e ha bisogno di sistemi, diciamo, di rappresentazione delle norme più semplici, dove non c'è bisogno di tenere presente molti degli aspetti che abbiamo discusso. Sì, confermo che l'Inghilterra, visto che John Sheridan è caro amico ed è il capo The National Archives, che è la loro gazzetta, stanno veramente penando moltissimo, perché paradossalmente tutta la legislazione che loro mutuavano dai regolamenti e dalle direttive europee, ora la devono convertire proprio giuridicamente, riapprovare e reinserire all'interno del loro sistema di norme. Quindi nel fare questo passaggio devono fare veramente pesantemente una check compliance prima di riapprovarle, perché non è un pezzo esterno che prendo e applico, ma lo devo rimettere dentro il mio sistema di norme, e possono creare dei conflitti normativi non di poco conto. Quindi stanno facendo questo lavoro proprio anche a causa della Brexit. Pensate tutti i regolamenti, non possono non riprenderli, hanno 1000 citazioni e 1000 altre leggi basate sui regolamenti europei, ma nel contempo le devono portare dentro, non solo citarli dall'esterno. E quindi è un bel lavoro che stanno facendo. Certo. Grazie mille. Se non ci sono domande dall'audience, vista anche l'ora, ma siamo abituati ormai che non è vero che finiamo alle 7, quindi... Ce lo diciamo solo per tranquillizzarci all'inizio, perché così attiriamo dell'audience, ma direi che possiamo a questo punto salutarci. Io non posso che ringraziare tutti gli speaker, e per quanto vi è possibile, se potessimo avere anche le vostre slide sarebbe magnifico, anche in formato ridotto, insomma quello che potete condividere lo deciderete voi. Ci vorrà un po' di tempo perché Teams mi dia la registrazione, ma appena ce l'ho io la metto disponibile su AlmaiAI con tutto il resto, e quindi vi ringrazio e spero di vedervi fra 2 settimane, perché abbiamo il nostro 1-2 sull'explicability dell'AI, che spero sia altrettanto interessante come questo seminario qua. Bene, grazie a tutti e grazie di essere stati con noi fino a quest'ora, grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a tutti, buona serata. Ciao.